Lullo, col bene che ti voglio, lo sai, non finirai. Invece, amici, vi annuncio che siamo già arrivati al 21 di luglio e quindi probabilmente anche questo luglio scapperà via, chi lo sa? Scusate, qui crolla tutto comunque. Mi sono ricordata, questa volta vi ho portato anche il mio fire, che eccolo qui, scusate. L'ho anche decorato con gli unicorni, ma gli amici di Instagram già lo sanno. E penso che farò un video dedicato proprio al Fire perché mi è stato chiesto e quindi lo faremo. Comunque, il Fire non è il Kindle, sono due prodotti Amazon differenti. Qui voi avete la possibilità di vedere le copertine di libri a colori, quindi sinceramente vi dà veramente la sensazione di essere di fronte al libro di carta. Io lo uso soprattutto come lettore, è pubblicizzato come piccolo tablet, diciamo così, quello che io ho un po' datato, ne sono usciti modelli più recenti, ma io lo uso soprattutto come lettore, non so perché mi viene da ridere comunque, vi farò un video dedicato, questo per dirvi che anche la mia lettura di oggi, che è sempre una lettura del mese di luglio, è stata fatta sul mio Fire e sto parlando di Matsumoto Seiko, la ragazza del Kyushu. Allora, Matsumoto Seiko, uno scrittore giapponese, considerato uno dei più grandi, più importanti scrittori giapponesi, giornalista, insomma, personalità interessante, andate diciamo a vedere anche voi. Qualche info appunto su Matsumoto Seiko. Fatto sta che di suo ho già letto Tokyo Express, l'anno scorso c'è anche la recensione sul canale e adesso nel mese di luglio La ragazza del Kyushu, che ha scritto dopo a livello cronologico. Non lo so, io ragazzi rimango allibita, allibita e sconcertata perché questo scrittore mi piace tanto. Già l'avevo apprezzato tantissimo con Tokyo Express e sapete quella sensazione forte quando finite un libro, che purtroppo è rara, almeno per me, perché ultimamente non mi capita tantissimo di trovarmi di fronte a queste situazioni in cui hai talmente, ti è talmente piaciuto un libro che desideri immediatamente farlo leggere a qualcun altro. Soprattutto i familiari, cioè persone che vi sono vicine, che voi conoscete molto bene, che sapete che magari gli potrebbe piacere. Quindi la voglia è subito quella di dire: dai, leggi, vieni anche tu, leggilo con me, vieni anche tu a leggere su Matsumoto Seiko, perché sicuramente ti piacerà, però non sempre trovate le persone favorevoli e nel momento opportuno a farlo. Comunque io spero veramente di coinvolgere più persone possibili, voi, familiari, insomma tutti, nella lettura di questo scrittore giapponese, perché a me fa scialare, scusate, sicuramente ho detto qualche eresia, mi fa scialare perché ha questa scrittura asciutta, sono sempre libri piuttosto brevi, dove accadono delle cose, ma soprattutto sono pregni, sono densi, la parola pesa. E quindi non si perde tempo con la scrittura di Matsumoto Seiko. Accadono tante cose, il genere è quello noir, nel senso più classico del termine. Nel giallo ne abbiamo un'indagine, abbiamo un delitto, abbiamo comunque qualcuno da incastrare, un assassino o comunque un delinquente. Qui abbiamo l'odio. Nel noir c'è un sentimento forte di odio, di rancore che viene fuori all'interno del libro. Già in Tokyo Express, ma qui è pazzesco, qui è veramente un sentimento pregno, denso e che fa la parte del leone in tutta la narrazione. Noir classicissimo, quindi straconsigliato agli amanti del noir. Vi do qualche piccola info, ovviamente senza farvi spoiler. La protagonista è una ragazza, Kiriko, giovanissima, che si reca dal Kyushu, che è questa regione del Giappone. A proposito, nei libri di Matsumoto Seiko c'è tanto tanto Giappone, quindi se vi piace il Giappone, vi piace scoprire questa terra, sicuramente sono libri adatti, perché è un Giappone nebbioso ma anche molto poetico, piovoso, insomma un Giappone che sa di poesia, che profuma veramente di ciliegi, che dove potete sentire veramente gli odori. Anche se non ci siete mai stati, quindi sono libri molto adatti per viaggiare con la fantasia. Poi
Comunque dicevo, Kiriko da Kyushu, da questa regione così lontana rispetto a Tokyo, perché sono ben 20 ore di treno, si reca a Tokyo per incontrare un noto avvocato di grido di Tokyo perché possa difendere il fratello che nel Kyushu è accusato nella città di Kappa di omicidio, di aver ucciso una vecchia, un'anziana, diciamo usuraia, che lo tampinava per un debito che lui non riusciva a pagare. Quindi questa donna lo perseguitava perché gli veniva a chiedere la restituzione del prestito anche nella scuola dove questo ragazzo lavorava come insegnante e quindi ovviamente quando diciamo, viene accusato di omicidio perde credibilità, c'è un crollo vero e proprio da un punto di vista sociale anche all'interno dell'ambiente in cui vive, viene ritenuto un delinquente, cade nell'infamia. E quindi cosa fa la sorella? Si reca a Tokyo per convincere questo avvocato a seguire il caso del fratello e finalmente dimostrargli l'innocenza. Ma questo avvocato, insomma, non sembra poi tanto dell'avviso, perché chiaramente parliamo di un avvocato di grido, le parcelle sono altissime. Come farà questa giovanissima ragazza che lavora a un lavoro modestissimo in un piccolo ufficio, riuscire a sostenere le spese di un avvocato di grido di Tokyo? Come farà? Ci riuscirà? E vi lascio ovviamente alla storia, che ripeto, è una storia breve, ma talmente densa, talmente poetica, talmente coinvolgente. Sono quei tipi di libri che voi veramente non riuscite a staccare gli occhi, non perché sia particolarmente cruento o thriller, no, ma proprio perché sono i sentimenti che vengono fuori. Qui non c'è come nella Locanda del Gatto Nero, in altri tipi di gialli veri e propri, un esercizio razionale, c'è anche perché sono trame molto ben costruite, quindi non vi tradiranno neanche se siete grandi appassionati di gialli, ma qui quello che viene fuori è l'emozione umana, è degrado anche, è il livello a cui si può arrivare, è diciamo in qualche modo lo sforzo che l'essere umano fa per vivere su questa terra, per combattere. Ecco, veramente leggendo questo romanzo ci rendiamo conto di come siamo tutti delle piccole formiche all'interno di questo terribile, diciamo, formicaio nelle nostre città, nei nostri ambienti, dove spesso indossiamo delle maschere, dove spesso siamo anche costretti a cambiare per fare ciò che la società vuole che facciamo. E come sia poi alla fine, a volte immediato, più semplice, molto più semplice di quello che possiamo immaginare, renderci conto che siamo in un Matrix, che è tutta una bolla di sapone, che ciò che è essenziale è invisibile agli occhi. E ritornare all'essenziale, ritornare a far pace con i propri rancori, con le proprie emozioni, con l'odio che proviamo nei confronti di quello che ci capita, della vita, delle situazioni, la differenza sociale, lo status, il modo di reagire alle situazioni, tutte queste emozioni così umane che, vi sembrerà assurdo, io ho potuto assaporare, perché questo è il termine giusto, all'interno di un romanzo breve come la ragazza che veniva da Kyushu, questa giovanissima Kiriko della quale, non lo so, vi innamorerete perché ha una personalità particolarissima. Un altro elemento di Matsumoto Seiko è quello di portarci sui treni, Tokyo Express, farete un viaggio bellissimo all'interno del Giappone, ma di portarci all'interno dell'animo umano. Ed è qui che siamo sulla parte finale del romanzo. Io, gli amici di Instagram l'ho detto, non mi ha fatto impazzire il romanzo. Però poi, dopo avendolo sedimentato un attimo, perché l'ho finito ieri sera tardi, era molto tardi, perché prima ho finito di vedere il film del giorno per la nostra Hitch Week su Instagram, mi sono resa conto di come effettivamente fosse incentrato, diciamo, con il personaggio. Come alla fine, il finale, che alla fine, scusate la ripetizione, magari non mi aspettavo, e se lo leggerete capirete perché, mi aspettavo altro, diciamo così. Però poi alla fine, il finale così, fatto così, mi ha svelato ancora un altro volto di Chirico. Qualcuno potrà provarlo un po' grottesco, un po' esagerato, ma se ci pensate, alla fine è in linea con la complessità del personaggio e con la complessità dello sguardo sulla vita che ci dà questo grandissimo scrittore giapponese, al quale faccio un grandissimo chapeau e volevo concludere dicendo che come si capisce,
quando siamo di fronte a un grande scrittore. Mi dispiace per gli altri, come diceva qualcuno, e mi dispiace per gli altri. Mi dispiace per gli altri ragazzi miei, perché scrivere possiamo scrivere in tanti, ma quando siamo di fronte a un grande scrittore, ragazzi, ce ne rendiamo conto. Nero su bianco, comunque anche col Kindle va bene, mi sembra nero su bianco. Quindi mi sembra di avervi detto tutto, io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, alla prossima recensione. Ciao!